Ecco un altro 2x2 che si è affacciato da poco sul mercato dello speed cubing. Parliamo del Moyu Ling Po. Si tratta di un cubo con una plastica medio buona, un po' nello standard degli ultimi Moyu. Il logo è quello della Moyu, bruttissimo, che tutti conosciamo. Gli stickers sono squadrati, quindi non rendono giustizia al cubo, che ha invece un cratere centrale molto marcato, un po' ricorda, qui abbiamo il Dayan, per dire, facciamo un paragone, molto simile al Dayan. Non ho ancora cambiato gli stickers, però l'ho lubrificato il core, le plastiche, l'ho regolato ed è un ottimo cubo, anche se molto crispy. Ci ho fatto un po' di solve, ci ho fatto le mie medie di più o meno 7 secondi, che non sono spettacolari, non sono velocissimo, utilizzo l'Ortega. Se siete interessati trovate la guida per l'Ortega nel mio canale. Parliamo del taglio, taglia a 45, anche se a 45 con un po' di forza, anche se dipende dalla regolazione, probabilmente taglia come tutti gli altri, a 45 è abbastanza morbido. Inverso, così, forse anche un po' più degli altri. A questo livello qui, che non è male, no, un po' meno, così. Si tratta di un cubo ottimo. Io non mi ci trovo benissimo, nel senso che è un buon cubo, riesco ad utilizzarlo ed è perfettamente a livello del Dayan e del Wichu. Non lo preferisco al Dayan che stavo utilizzando fino ad ora, e neanche al Wichu, che è comunque un cubo con cui mi trovo molto bene e con cui ho iniziato. Mi sfugge un po' di mano, forse è un po' troppo veloce. È un po', forse per chi fa speed cubing molto estremo, potrebbe trovarsi molto bene un Felix, o uno del suo calibro. Per me il main sarà il nuovo Fangxi al 99%, ci sto giocando tanto e mi trovo molto bene. Questo comunque è un cubo caldamente consigliato per chi fa medie molto basse. Ah, ecco una particolarità, non so se si vede, sì, si vede. Il core è primary color, non so se sia una scelta o se è un caso del mio cubo, però il core è primary color, anche i pezzi non lo smonto perché odio smontare 2x2, smontiamo un 3x3 così ci capiamo. Il corrispettivo di questo gambo, di questo pezzo qui che tiene unito l'angolo al core, è primary color anche lui. Perché quindi tutto il core, tutta la parte interna è primary color, il che rende tutto molto più smooth, perché si sa che il feeling con le plastiche non colorate, o meglio che non hanno ancora ricevuto la colorazione, è completamente diverso, è molto più smooth, è molto più gradevole. Quindi hanno lasciato l'interno così, il core così, ed è una bella scelta, secondo me dovrebbero fare tutti questa scelta qua. Non c'è nessun'altra particolarità da dire, il taglio l'abbiamo visto, gli stickers sono quelli classici della Moyo, che a me fanno abbastanza schifo, ci metterò sicuramente i miei, solo per il gusto di averlo stickerato con il mio set. È stata di un ottimo cubo per chi fa medie molto basse, secondo me, ma adatto abbastanza a chiunque faccia speed cubing. E noi ci vediamo al prossimo video.